Arcuata. Non so da dove cominciare, perché non so neanche quello che dovrei dire. Arcuata è casa, semplicemente. Che cosa ci fate qui? Questa è la domanda che tutti ci fanno. Siamo qui per raccontare questo posto. Iniziamo con quello che sappiamo fare, le interviste. È stato sempre una chiacchierata intorno a un tavolo, di solito a più voci. Sì. Non conosciamo Arcuata. Ce la racconti? Cioè, le immagini ci sono arrivate attraverso le loro parole, attraverso di loro. È un posto tranquillo, immerso nel verde. È l'unico comune d'Europa racchiuso tra due parchi nazionali. Terra di confine, terra di briganti, terra di sibille. E saliamo, perché Arcuata è la montagna. La sensazione più bella è dal Monte Vettore. Sulla cima ti senti libero, ti rilassa, ti calma. Sembra disegnata, sembra una cartolina. Il mio luogo ideale è tutto il comune, tutte le frazioni. Ogni frazione ha la sua tradizione. La tradizione della regina Giovanna, la festa bella di Spelonga. Arcuata è un'amicizia. Arcuata è la prima sbornia. Arcuata sono le feste per stare insieme, conoscere qualcuno una sera e dopo 48 ore si è fratelli. Arcuata è andare alla posta e incontri l'impiegato, Andrea, che curioso ti chiede che cosa ci fai. Poi lui ti dice che qui la gente è accogliente, che finiremo sicuramente a cena a casa di qualcuno. Poi quella sera incontri la sua compagna, Emily, che ti invita a cena a casa sua e dell'impiegato, che quando ti vede arrivare ti dice: certo che siete sfacciate, ma prendete proprio le cose alla lettera. Gente di montagna, dura, ma allo stesso tempo così morbida. La figura di questa persona che va in giro con una pistola puntata a catturare cose è stata un po' assimilata. Mi ha reso appunto parte del paesaggio. Ho raccolto i suoni caratteristici, suoni umani, suoni naturali, tutto è diventato poi materiale che ho rielaborato. Io principalmente lavoro con la luce. In questa occasione ho sperimentato una nuova tecnica che avevo già, diciamo, adocchiato e che Invasioni Contemporanee è stata proprio l'occasione giusta per provarla, appunto, per sperimentarla. E il senso era quello, fondamentalmente, dove prima c'era la vita, ora ci sono le macerie, noi cerchiamo di rievocare la vita dove oggi, appunto, ci sono le macerie. Desiderio. È la forza che spinge verso l'alto. La finalità del nostro lavoro è permetterci tutti quanti di sognare insieme. E quindi il nostro lavoro si concluderà con i sogni di tutte le persone che abbiamo intervistato. Il mio sogno per questo posto è realizzabile come? Curato al minimo dettaglio, potrebbe essere il posto più bello in centro Italia. Un universo da scoprire veramente, di bellezza, di poesia, di forza. Le persone rispecchiano anche il luogo in cui abitano, no? Quindi questa forza deriva anche da questi elementi naturali che qui sono estremi. Ci hanno raccontato del vento che a volte qui è veramente forte, fortissimo, che ha piegato la croce sul vettore. La forza della gente di montagna. Noi, gente di montagna, non guardiamo mai indietro. La forza di chi ha scelto di stare qui, che ci sia nato o ci sia venuto. Combattenti interni ed esterni.
il diritto di restare, perché questo posto di chi ci vuole vivere, lavorare, amare, di chi vuole lottare, perché qui è difficile, e di chi vuole resistere, di chi vuole fare qualcosa per questo posto perché crede in un futuro qui, perché non vuole che le decisioni vengano calate dall'alto per il tornaconto di poteri forti, di chi vuole stare qui perché ama questi posti bellissimi, di chi vuole farsi sentire. Noi non ci vogliamo adattare. Vivevamo in un paradiso e ci viviamo ancora. Eri una volta bruna e ora sei bionda.